Si è svolto a Santiago in questi giorni il congresso, la convention mondiale dell'Alleanza Progressista, il movimento, l'organizzazione politica internazionale che difatti ha preso, diciamo, da un punto di vista di protagonismo internazionale il posto della vecchia internazionale socialista. Nonostante le due entità convivono, io sono stato a Santiago del Cile rappresentando il Partito Democratico alla convention. È stata un'esperienza estremamente interessante anche perché è stata realizzata per la prima volta in America Latina, un continente che, come sapete, è attraversato da profondi sussulti anche relativamente al ruolo. Ovviamente distinto dalle organizzazioni di sinistra. Le organizzazioni sudamericane presenti erano quelle dell'Argentina, socialisti argentini, ma anche il Partito Socialista Brasiliano. Il PT purtroppo non è stato presente per la concomitanza di questo impegno a Santiago con le elezioni amministrative, ma c'era anche il Paraguay. Ovviamente i compagni del Cile, del Partito Socialista e del Partito per la Democrazia, gli anfitrioni di questo incontro. In realtà va anche detto che la data scelta non era delle migliori, questa del 6-7 di ottobre, anche perché lo stesso Cile tra qualche settimana avrà elezioni amministrative, motivo per il quale, al di là della Presidente Paulina, al di là del segretario generale della presidenza, il nostro amico Alvaro Elizalde, leadership importanti, penso a due possibili candidate alla presidenza della Repubblica, Carolina Toa, attuale ministro dell'Interno, ma anche la stessa Michelle Bachelet, non sono comparse all'evento. C'erano rappresentanti, una trentina di paesi, oltre a grandi organizzazioni internazionali come il Partito Socialista Europeo, la FEPS, la Fondazione Ebert e altre istituzioni, ma soprattutto partiti, movimenti politici di tutti i continenti, una buona presenza dell'Africa, dell'Asia e ovviamente dell'Europa, i socialisti francesi, italiani, tedeschi, i paesi scandinavi. È importante dire che all'interno di queste giornate è stato eletto il nuovo direttorio, la nuova direzione della quale faranno parte per il Partito Democratico Italiano Elly Schlein e Peppe Provenzano, segretario rispettivamente e responsabile internazionale. Si sono affiliate, anzi abbiamo approvato l'affiliazione di nuovi movimenti, la Semilla del Guatemala, del presidente Arevalo, ma anche il Frente Popolare di Lotta per la Palestina, diversi nuovi affiliati dall'Africa, dal Sudan, dal Benin, il Partito Socialdemocratico dell'Ucraina. Quindi importanti anche significative adesioni. I temi affrontati ovviamente sono stati quelli dell'attualità internazionale, la deriva nazionalista, sovranista e delle destre neoliberiste in Europa e nel mondo, ma poi in particolare tre grandi temi discussi all'interno dei panel interessantissimi che si sono sviluppati: quello della guerra in Ucraina con la presenza appunto del Partito Socialdemocratico Ucraino, il tema Venezuela con alcuni rappresentanti, in particolare del MAS, il Movimento per il Socialismo, rappresentato dal nuovo membro del direttivo di questo partito nell'organizzazione dell'Alleanza Progressista, e ovviamente il tema del Medio Oriente, che forse è stato quello che ha causato i maggiori problemi, le maggiori distinzioni all'interno delle varie sensibilità, non tanto per ovviamente la solidarietà espressa da tutti alla lotta e alle sofferenze del popolo palestinese, ma per la concomitanza con il 7 ottobre, che ovviamente
ha portato più di qualcuno, compreso ovviamente il sottoscritto, a chiedere anche un'espressione di condanna di quel massacro e anche ovviamente di solidarietà al popolo di Israele, non certo a questo terribile governo rappresentato da Netanyahu. Comunque un'esperienza importante, interessante per noi del Partito Democratico e fatemelo dire per chi è anche amico dell'America Latina, un momento di confronto, di incontro che noi vogliamo capitalizzare per eventi, iniziative future, ovviamente che possono avere protagonista anche l'Italia.